Presidente, la ringrazio per avermi concesso il tempo per dare lettura di tutto quello che... di tutto quello che ha costituito l'approfondimento su questa questione. Do lettura nella domanda. Allora, il sottoscritto in qualità di consigliere comunale, premesso che con delibera numero 288 del 29-12-2023, avendo ad oggetto causa tribunale civile di Ascoli Piceno, registro generale numero 1727-2010, giudizio promosso da Stella SRL contro Comune di San Benedetto in Porto, approvazione atto di transazione. La Giunta ha approvato un accordo transattivo come si prevede, tra l'altro, una corresponsione a favore dell'amministrazione comunale da parte della società Stefa dell'importo di €430.000 con le scadenze impreviste. Il giudizio in corso, oggetto di transazione, si riferisce all'appalto dei lavori di realizzazione del programma di riqualificazione urbana PUAX, lavori di sopraelevazione, manutenzione straordinaria, casa parcheggio di Via Manelli, introdotto dalla società Stefa per il preteso importo di €328.609,60 a titolo di inadempimento contrattuale del Comune di San Benedetto del Tronto. Costituitosi in giudizio, il Comune di San Benedetto del Tronto ha contestato la stessa pretesa, proponendo altresì domanda ricontenzionale affinché fosse riconosciuta la fondatezza della risoluzione contrattuale per l'adempimento della stessa società Stefa e per l'accertamento dell'obbligo della medesima società di restare in favore del Comune, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di €1.839.000. Oltre interessi e rivalutazione, a fondamento delle ragioni dedotte con l'incondizionale, il Comune è depositato una relazione tecnica degli uffici a firma del RUP sul danno connesso alla necessità di demolizione del grande errore ed inadempimenti della dittatrice. Dalle evidenze documentali emerge che con lettera protocollo 73394 del 22 settembre 2023, il responsabile del procedimento invia una richiesta al consulente tecnico di parte nominato dal Comune nel caso in oggetto ed al legale esterno, con incaricato insieme all'avvocatura comunale, con la quale chiede al CPP di elaborare una proposta transattiva da sottoporre alla ditta Stefa SRL e comunica all'avvocato la volontà di posporre le operazioni tributarie di 90 giorni per permettere alle parti di esperire il tentativo di transazione. Con PEC protocollo 82844 del 25 ottobre 2023, il RUP comunica al CPU e al CPP del Comune e al legale esterno del Comune che, data la nostra natura di pubblica amministrazione, non è possibile giungere a un accordo nei tempi indicati. Un atto di transazione dovrà essere oggetto di approvazione a diversi livelli, politico e tecnico, dovendo il primo esprimersi con un atto di indirizzo e il secondo per gli aspetti tecnici e patrimoniali, ovvero il parere di due aree comunali. Tutto interrotto, audio e video, nessuno sta vedendo niente fuori. A me sembra una cosa... Come ragione nel tema iniziato il dicembre scorso, che il tempo intercorso del ministro del contenzioso costituisce per l'ente motivo di affrario, che il dialogo tra le parti è recentemente proseguito grazie agli eventi sopravvenuti, con il concorso anche dei rappresentanti politici dell'ente. Si ribadisce la necessità di un tempo congruo per poter concordare, stilare un atto, sottoporre all'approvazione degli organi preposti e successivamente sottoscriverlo. Con mail non protocollata del
26 ottobre 2023, strano senza questo onore, si comunicano con i gruppi, gli avvocati esterni e le mail non si protocollano. Il CTP comunica al gruppo e all'ufficio che a questo punto credo che dobbiamo andare a stringere sulla parte transattiva. Se mi date conferma, io invierei all'amministrazione comunale un documento breve con il quale segnale quali potrebbero essere gli importi a base di transazione. Attendo riscontro dal gruppo per procedere formalmente in tale direzione. Riscontro che evidentemente viene fornito dal gruppo in senso positivo, visto che con me non protocollata di nuovo del 28/10/2023 del CTP al gruppo dall'ufficio, il CTP scrive: gentilissimi, ho stilato una versione pressoché definitiva della valutazione tecnico-economica legata alla possibile transazione. Ho considerato A, valore di ricostruzione al prezzo nuovo, quella del bene al prezzo, B, valore bene al bilancio, in entrambi i casi con demolizione. Ho considerato A, durata media del processo civile, e quindi devo confrontare il legale del comune, B, inflazione media attesa del periodo processo civile. In queste condizioni, che ripeto sono da finale discutere, ipotizzando una transazione entro il 21 dicembre 2023 e demolizione a carico del comune di San Benedetto del Tronto, gli importi in ballo sono: importo transazione non demolizione primo grado 567.618, importo transazione non demolizione secondo grado, importo euro 498.712, importo transazione non demolizione terzo grado 400.900 euro, importo transazione carico Stefa non demolizione euro 489.077, che pare il valore medio dei tre valori indicati in precedenza. Rispettivamente, ipotizzando che la procedura si chiude in prima, secondo e terzo grado, in questi conteggi non è assolutamente considerata l'area del giudizio, si ipotizza vittoria al 100%. Di fatto l'offerta Stefa, euro 400.000, rappresenta il valore della chiusura della pratica in terzo grado e rappresenta circa una riduzione del 19% rispetto al valore medio, che sostanzialmente coincide con la chiusura del secondo grado. Resto a disposizione per discutere tale valutazione, soprattutto con il legale esterno del comune, prima di procedere alla stesura definitiva del documento. Con mail non protocollata in data 31 ottobre 2023, il legale esterno del comune risponde al CTP, al CTU e all'ufficio nel modo seguente. Prendo atto della mail del CTP del 28 ottobre, ove è stato indicato l'importo a titolo di transazione, euro 489.077, con una demolizione prevista a carico del comune. Si parla nelle mail di un'offerta presentata da Stefa di euro 400.000 che non conosco, non avendo partecipato ad alcuna trattativa tra le parti, tranne ad una riunione del tutto iniziale di interlocutore presso il comune. In sede giudiziaria, il comune ha chiesto in via riconvenzionale 1.239.006 euro sulla base di una relazione depositata in giudizio del gruppo. Quest'ultima si è basata su determinati presupposti che evidentemente ora si ritiene non siano percorribili, visto l'importo riportato nelle mail del CTP. Trattasi evidentemente di una questione tecnico-economica che esula dalle mie competenze, dovendo prima essere chiarito da parte dell'amministrazione e dei suoi tecnici l'impossibilità di sostenere la tesi di cui ha le nostre difese in giudizio, anche a prescindere dalla fattibilità o meno di un recupero nei confronti della Stefa. Certo, le risultanze dell'accertamento tecnico preliminare non ci sono d'aiuto, in generale ed anche per una chiusura transattiva. Alla luce delle mail del CTP e di ragione di quanto sopra esposto, strettamente attinente alla posizione assunta in giudizio dal Comune, attendo l'approfondimento tecnico del Comune ed un suo parere in ordine alla chiusura spregiudiziale alle condizioni rappresentate dal CTP.
non protocollata del CPP al di là all'esterno del comune all'ufficio, lo stesso chiede al legale un chiarimento di tale tenore. Per determinare l'importo da lei citato, 489.077, io ho calcolato la media dei valori che si avrebbero in caso di vittoria in primo, secondo e terzo grado, decurtando sul valore teorico ad oggi l'incidenza dell'inflazione attesa sulla scorta di una proiezione sulla base della variazione storica inflattiva 75ennale, 40ennale e 25ennale. Le chiederei riscontro, visto la sua esperienza in merito, se tali valori possono essere assunti come plausibili. Con mail non protocollata del 3 novembre 2023, inviata al CTP all'ufficio dell'assessore Capriotti, il legale esterno incaricato dal comune risponde al predetto quesito del CTP in questo modo: caro CTP, apprezzo i suoi calcoli, ma sinceramente non penso che la transazione si possa basare sul calcolo della durata del giudizio, peraltro su fasi processuali del tutto eventuali. È chiaro che sussiste un'area, anche temporale, del giudizio, ma una misura stragiudiziale presuppone una verifica tecnica sui numeri in riferimento alle domande introdotte, ai danni subiti e alle conseguenze economiche che in giudizio sono state determinate dal comune sull'eliminazione dei vizi. Da quanto si può evincere, viene considerata buona ai fini transattivi una base di partenza di euro 400.000, che dovrebbe rappresentare la proposta stella. Occorre capire tecnicamente se trattasi di un importo sostenibile in transazione rispetto al nostro maggior valore richiesto in giudizio. Resto dunque in attesa di detta valutazione tecnica. Con il protocollo 88339 del 14/11/2023, il CTP nominato dal Comune produce, diciamo formalmente, la valutazione in ipotesi transattiva stragiudiziale richiesta. Con tale elaborato, il CTP, guardate bene, valida l'ipotesi che le lavorazioni hanno compromesso a tal punto la staticità dell'immobile, tanto da comportare una demolizione e ricostruzione, e giunge a quantificare un valore economico attuale medio pari ad euro 489.077, al netto dei tempi di giudizio, valore definito medio in quanto media del risultato di due ipotesi valutative: ipotesi numero 1, ricostruzione e struttura al grezzo a valle di demolizione; ipotesi numero 2, calcolo valore bilancio anno 2009. Dalla perizia emerge che con merito del 12/12/2022 il CTP scrive al GUP, quindi un anno prima, a diciamo del 2022, al legale esterno: io credo che l'incarico conferito in sede di riunione del 5/12/2022 sia quello di valutare A, il valore dell'immobile allo stato attuale dopo gli intervenuti lavori da parte di Stella; B, il costo necessario a procedere alla demolizione di quanto realizzato allo stato attuale, con realizzazione di strutture equivalente, eventuali altre valutazioni possono essere compiute in sede transattiva. A conferma che di ipotesi di transazione si inizia a parlare quantomeno nel dicembre 2022. Con data del 22 novembre 2023, il legale esterno nominato dal Comune comunica che il legale esterno, nell'interesse di quest'ultima, mi ha formalmente comunicato la seguente proposta transattiva da parte della sua assistita. A precisazione di ogni reciproca domanda e pretesa, anche futura, senza qualsivoglia forma di riconoscimento, ma al fine di evitare la prosecuzione del giudizio e del giacimento per tale ufficio in corso, la Stefa propone al Comune di San Benedetto del Tronto il pagamento dell'importo di euro 400.000, non rivedibile per eccesso, con spese legali compensate tra le parti. Nel circa un mese tutto sembra tacere, quando all'improvviso, in data 21/12/2023, da una mail non protocollata del dirigente, indirizzata ai legali esterno del Comune, all'ufficio dell'assessore Capriotti, si apprende che pregiatissimi avvocati,
Si fa seguito alla precedente corrispondenza per comunicare che in data 19 dicembre ultimo scorso il sindaco, alla presenza del sottoscritto e del RUP, ha voluto incontrare personalmente il titolare della ditta Stepa. Dalla riunione è emersa la possibilità di un accordo transattivo tra le parti. La ditta però ha posto la condizione dell'accordo venga sottoscritto entro il 31 luglio 2023. È stato concordato che l'avvocato in controparte provveda a redigere una bozza di accordo da sottoporre alla vostra attenzione. Si chiede pertanto di provvedere a contattare il suddetto avvocato per la definizione dell'atto da porre all'attenzione di questo ente. A tale mail risponde l'avvocato esterno del comune con mail non protocollato del 22 dicembre 2023 indirizzato al dirigente all'ufficio dell'assessore Capirotti, che esordisce in questo modo: buongiorno, prendo atto della sua del 21 dicembre 2023 e quindi dell'avvenuto accordo transattivo tra l'amministrazione e la società Stepa come la sua comunicazione. Non conosco i contenuti di detto accordo, non avendo partecipato alle ultime riunioni. Ieri sera ho ricevuto dal legale della Stepa una bozza di accordo transattivo che avevo la presente. Poi seguono osservazioni tecniche e richieste di chiarimenti relative all'atto di transazione. Con mail non protocollato del 22/12, il dirigente fornisce chiarimenti richiesti al legale esterno. Con mail non protocollata 22/12, le arrivano le parti tutte il 21/12, 22/12. Si arriva al 27/12, perché di mezzo c'è stato un Natale lungo quest'anno. Con mail non protocollato del 27/12, il legale esterno del comune invia quella che dovrebbe essere la versione definitiva dell'atto di transazione da sottoscrivere con la Stepa secondo gli assunti nella riunione del 19/12 2023. Lo stesso giorno, il 27/12 sempre, il gruppo sottoscrive quella che dovrebbe essere una relazione tecnico-economica sull'ipotesi transattiva che in maniera del tutto improbabile viene denominata rimodulazione della stima del danno. O esposa in toto l'ipotesi transattiva redatta dal CPP del Comune, come si evince con chiarezza dal protocollo 99581 del 27 dicembre 2023, indirizzata al legale esterno del CPP, con cui si trasmette la predetta relazione, che recita: si trasmette relazione con la quale si condividono sia l'assunto che le conclusioni del CPP, che quindi faccio proprie, aggiungendo anche la necessità dell'ente di definire una conclusione certa e rapida del contenzioso, quale base indispensabile per la costruzione degli intendimenti iniziali, frutto di un accordo ormai decennale con altri enti e che ancora deve dispiegare tutti i suoi effetti, la cui attuazione è notevolmente in ritardo proprio in ragione del contenzioso in oggetto. Sempre lo stesso giorno, il 27/12/2023, alle ore 13:26-21, il dirigente con mail non protocollata scrive al legale esterno del comune per conoscenza dell'ufficio legale interno e all'assessore Capriotti, richiedendo il parere legale nel seguente modo: buongiorno, prendo atto dell'accordo transattivo nella nuova versione. Mi sembra in linea con quanto concordato. L'ufficio sta procedendo alla stesura della proposta di deliberazione giunta, vedi sempre che sta facendo la delibera giunta. Occorre corredarla dal parere legale dell'accordo transattivo. Resto in attesa di detto parere. Il 27/12, il legale interno, non il legale esterno, del comune invia un parere di cui si ricordano alcuni passaggi. La nostra richiesta di convenzionale si è basata su una relazione tecnica degli uffici del comune, come se prospettava un danno connesso alla necessità di demolizione dell'immobile per gravi errori di inadempimenti della ditta. Simile prospettazione necessitava evidentemente, in quanto ovviamente contestata, di un accertamento in sede di CPU. L'oggetto dell'accordo transattivo è rappresentato da un importo che allo Stato è ben lontano dalle nostre richieste.
Si ritiene che sia necessario un approfondimento tecnico sulla valutazione della congruità dell'importo dell'accordo transattivo rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio, trattandosi di questioni evidentemente di natura tecnica, rendendo comunque atto della favorevole posizione assunta dal nostro GDP al quale si comanda. In tal senso, sembra venire incontro alla proposta transattiva raggiunta tra l'amministrazione e la Stepa, la rimodulazione della stima del danno come fatta proprio dalla gruppo in data odierna, con la comunicazione ricevuta via mail. Si può in sostanza affermare che il giudizio presenta un'area e un'incertezza non solo su quanto, ma un monte sulla stessa fondatezza della posizione giuridica fatta valere da ambo le parti. È chiaro, no? Se in Italia si ritrova una perizia, non 830.000 euro, poi si ritrova una perizia di riduzione del danno, 480.000 euro, non può altro dire che le richieste di entrambi, la Stepa aveva chiesto i soldi che deve dare, noi avevamo chiesto di 930.000 euro, ma passiamo il danno alla cifra di fatto che era sostenuta dal CDP, è chiaro che abbiamo nominato, ci siamo come da falsi dati, no? Le bottigliate sulle. La CTU ancora in essere, e poi l'eventuale istruttore successiva farò presumere una tempistica per la definizione del giudizio, non certo breve. Fermo restando quindi il necessario apporto tecnico in ragione di quanto sopra esposto, rimetto alla valutazione dell'amministrazione ogni decisione a riguardo. Il 28-12, cioè il giorno successivo, il gruppo con il protocollo 99757 sottoscrive il parere sulla transazione che ricopia benissimamente il documento denominato rimodulazione della stima del danno, aggiungendo solo il parametro finale che segue. Rammentando che il fabbricato a seguito dell'accordo di programma non è più una disponibilità dell'ente, si ritiene altresì conveniente per l'amministrazione la transazione in considerazione dei tenuti tempi necessari per il giudizio. L'allungamento dei tempi comporterebbe la perdita sicura della possibilità di intervento, appena del preponderante stato dei luoghi rimediabile solo con fondi propri, la perdita e la restituzione dei fondi del finanziamento UOX. Manca uno dei fondamenti dell'intero finanziamento. Le difficoltà del soggetto gestore dell'immobile completato erano della riduzione dell'alloggio all'interno del centro urbano. Il tempo trascorso in attesa della definizione della controversia è già stato lungo e numeroso. Da ultimo si paventa la reatorietà del giudizio sul merito. Il 29-12-2023, come riportato nella normativa della premessa, la Giunta delibera l'approvazione dell'atto di transazione. Ora, tenuto conto della transazione in oggetto e senza dubbio considerarsi di particolare rilievo visto gli importi significativi, considerato che per consolidato orientamento giurisprudenziale occorre la massima prudenza da parte dell'ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso. Un'adeguata ponderazione dei contenuti degli accordi transattivi, con puntuale valutazione degli interessi in gioco, rispettando il canone di comandamento e parzialità dell'azione amministrativa, di cui l'articolo 97 della Costituzione, non può correttamente prescindere dalla convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e agli eventuali orientamenti giurisprudenziali. Il giudice contabile è quello vero e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati a criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano della non mera opportunità, bensì sulla legittimità dell'azione amministrativa. Sono una sentenza della Corte dei Conti regionale contro l'Emilia Romagna, la 75 del 2017, qui ci sono due cassazioni a sezioni unite, una del 2021 e una del 2022.
se a transigere è un soggetto pubblico, i parametri valutativi sono decisamente più ristretti e maggiormente, se non quasi esclusivamente, ancorati a risparmi di spesa, sia gestionali che per i contenziosi, a tutela delle casse pubbliche e della collettività che vi contribuisce finanziariamente. Un ente pubblico gode quindi di un arbitrio transattivo riconoscibile ad un privato, ma deve pur sempre avere come parametro l'equilibrio di bilancio per cui impone un'attenta e regolata valutazione delle poste in transazione. Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia del 2019, Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia 2020. Se la transazione è di notevole importo, secondo ulteriore orientamento, è inoltre opportuno munirsi del parere dell'organo di revisione finanziaria, anche se la competenza a deliberare dovesse essere ravvisata dalla giunta. È utile segnalare l'opportunità da parte dell'ente pubblico di chiedere un parere all'organo di revisione anche a riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio o delle stesse siano di particolare rilievo o relative a controversie di notevole entità. Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, delibera 129/2017. Ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 50/2016, in caso di transazioni aventi ad oggetto le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o il valore di rinuncia sia superiore a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, va obbligatoriamente acquisito un parere legale. Se dalla transazione derivano spese che impegnano i bilanci per esercizi successivi, la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42,2 lettera H del 2. Ritenuto che dal testo della delibera di giunta numero 288 del 29/12/2003 non è in alcun modo ricavabile la indefettibile convenienza economica che deve caratterizzare la stipula della transazione da parte dell'ente locale, e dalla stipula della transazione in oggetto derivano spese che impegnano il bilancio degli anni successivi, in quanto la cifra di euro 480.000 euro da ridurre delle spese legali per la quota in carico al comune, che ricordo non saranno poche, perché c'è una C più da pagare al 50%. Il consulente tecnico di parte, il legale esterno, il tutto calcolato su un valore di causa di 1.839.000 euro. Per la quota quindi il doppio di queste cose, no? Rimane il rango 400, 430, 440, non lo so, non è assolutamente sufficiente per la demolizione e ricostruzione con sopraelevazione a cui il Comune è tenuto a seguito degli accordi contrattuali del PROAX. E dalle evidenze documentali, in particolare dalla mente del dirigente del 21/12/2023 e soprattutto dalla risposta del legale esterno del giorno successivo, prendo atto della sua del 21/12 e quindi dell'avvenuto accordo transattivo dell'amministrazione della Stepa come la sua comunicazione, si evince chiaramente che l'accordo transattivo è stato raggiunto il 19/12/2023 e l'incontro del sindaco con il titolare della ditta Stepa alla presenza del gruppo e del dirigente, in spregio alla prudenza richiesta, in assenza di una puntuale valutazione degli interessi in gioco, in assenza di qualsivoglia valutazione di convenienza economica della transazione, in assenza di pareri tecnico legali prodotti solo successivamente e in assenza del parere dei revisori contabili. Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, chiedo al sindaco di fornire dettagliata motivazione sul percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva in oggetto, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso, nonché di spiegare perché tale transazione non derivino spese che impegnano il bilancio per gli anni successivi, visto che l'importo che si dichiarerà al netto delle spese legali
e tenuti in debita considerazione e persistenti impegni contrattuali di cui ha citato il